All'interno di questo progetto che abbiamo avanzato già, che abbiamo iniziato già da alcuni mesi, che si svolge in concomitanza con un crossing e che consiste nella riproposizione di alcune opere della letteratura mondiale che per svariate ragioni non compaiono ancora nello scaffale dei classici, ma non compaiono già più ormai nello scaffale delle librerie, perché il loro posto è stato preso da novità editoriali che li spingono via a tenersi alle strette logiche di mercato e del profitto. Questa mattina parliamo sostanzialmente di un romanzo e di attraverso un romanzo di un autore. E partiamo da quest'ultimo. Qualche anno fa, secondo la logica che prevede l'invasione dei mercati, del mercato nazionale da parte di opere provenienti da altre letterature, più precisamente intorno all'inizio del 2000, fine del 99, inizio del 2000, in particolare Guanda, anche se le prime opere di questo autore furono pubblicate da Einaudi, in particolare Guanda si distinse nel produrre letteratura irlandese contemporanea. Ovviamente quando parliamo di letteratura irlandese i primi nomi che ci vengono alla mente sono Joyce, Oscar Wilde e altri ancora. Ma c'è da dire che evidentemente una società così oppressiva, così mischiata di una religione che penalizza l'individualità, così buia, così mortificante da certi punti di vista, evidentemente serve a produrre ottimi scrittori e ottima letteratura. Almeno un vantaggio di vista. E uno di questi, il capostipite, diciamo, di questa nuova invasione, era ed è tuttora Joseph O'Connor. Joseph O'Connor, del quale mi piace ricordare come aneddoto il fatto che quando arrivarono i primi libri, sulle quattro di copertina c'era scritto che era il fratello della più famosa Sinéad O'Connor, che era la cantante. Ma nel corso degli anni, mentre la seconda probabilmente è viaggiata con i ranghi propri di una musicista probabilmente dotata, ma non particolarmente dotata, O'Connor si è sviluppato la sua presenza nel panorama letterario internazionale, diventandone davvero una delle voci più autorevoli e più interessanti. In effetti c'è da dire che c'è una tenuta assolutamente straordinaria nella produzione letteraria di O'Connor. E la tenuta è un altro fatto importante, nel senso che non sempre a un'opera prima fulminante corrispondono poi opere successive dello stesso livello. Spesso poi succede addirittura che quando un autore vende e vende bene si vanno a riscoprire pure dei punti di quando faceva le medie per tentare di buttare fuori qualche inedito da vendere. Per esempio, uno dei casi ovviamente non è neanche lontanamente paragonabile dal punto di vista della qualità letteraria, ma è soltanto per stabilire una similitudine dal punto di vista della politica, della promozione del lavoro di un autore. Uno degli autori di cui che mi viene in mente che possono essere inseriti in questo tipo di politica è Zaffon, l'ombra del vento. Quando uscì l'ombra del vento in Italia diventò immediatamente un caso letterario importante, anche perché oggettivamente è un gran bel romanzo che inseriva nel genere la letteratura gotica, no? Faceva quella voce di un protagonista capace di strutturare una storia che stava in piedi, ricca di suggestioni, ricca di, come si può dire,
produttrice di enormi, di grandi emozioni, e dopo cosa successe? Successe che arrivarono romanzi bruttarelli, che sembravano la brutta copia dell'Ombra del Vento, che sembravano che praticamente un qualsiasi conosciuto, avendo letto L'Ombra del Vento, se fosse messo in testa di scrivere un romanzo simile, avrei dico notare perché era lo stesso autore, ma addirittura arrivarono poi, con un decennio di ritardo circa, romanzi scritti precedentemente, romanzi che erano prove di lavoro, per esempio Marina, che è un brutto romanzo. Invece, il lavoro di O'Connor, che conosciamo in Italia attraverso, che si è cominciato a conoscere attraverso una raccolta di racconti, che era Cowboy Indians, un libro di Cito da Niente, pubblicato da Inaudi, tiene, ma si sviluppa. In effetti, l'opera che lo rese in qualche modo famoso sul mercato italiano fu Il Rappresentante, possiamo definirlo anche un thriller da certi punti di vista, ma non è soltanto un thriller, possiamo definirlo un racconto sulle esistenze che si confrontano, non è solo quello, una serie di cose. Il romanzo di cui vi dico questa mattina è un romanzo storico. Un romanzo storico che affonda la sua ragion d'essere in un preciso elemento storico, ma è strutturato addirittura come la cronaca di una certa cosa, no? Sviluppata da un narratore occulto che sa molte cose, che si appoggia a dei documenti veri o finti, che siano, in taluni casi sono documenti dell'epoca, in altri casi documenti in tutta evidenza, come si può dire, messi lì a costituire una sorta di trama, una sorta di reticolo sul quale far viaggiare la storia, ma è un romanzo storico che affonda la sua radice nella grande carestia che a metà dell'Ottocento sconvolse l'Irlanda, costringendo molti di loro a scappare da lì, prendere la nave e andare in questo meraviglioso paese, come si può dire, dove si poteva anche correre, permettersi il lusso di essere ottimisti, perché almeno sulla carta offriva infinite possibilità, andare a cercare di costruirsi una nuova vita, quindi in un qualche modo. E contadini che partivano e se ne andavano via. Contadini che, nella fattispecie del nostro romanzo, per andarsene via vanno su una nave che si chiama La Stella del Mare, che è appunto il titolo di questo romanzo edito da Guanda nel 2003. Come sempre in questi casi la cosa migliore è far parlare l'autore, anche perché questo autore unisce una grandissima inventiva, una grandissima attenzione per i problemi sociali, anche quando questi, come nel rappresentante, in qualche modo poi assumono, come si può dire, aspetti individualizzati. Quindi il racconto di una parte serve per illustrare il tutto, no? Qui addirittura bisogna illustrare proprio il tutto, raccontando la vita su quella che è la metafora più banale, è un mondo, una nave è un piccolo mondo, una nave in mezzo all'oceano è un piccolo mondo dove ci sono uomini che comunicano, storie che si intersecano, passati e presenti che si confrontano, e come il mondo, come ben sappiamo anche nella canzone di De Gregori, anche La Stella del Mare è di mille classi sociali, e quindi c'è una prima dove ci sono persone che in America non ci vanno spinte dalla fame e che vivono in mezzo a un lusso che è riportato esattamente sulla nave come ci arrivano sulla terraferma, e poi ci sono le persone, i poveracci, i disgraziati, quelli che sulla nave quelli che mediante la nave vanno a cercare una nuova vita, che sulla nave invece ci moriranno, perché arrivano già esausti, già in ritardo rispetto ai loro obiettivi, hanno già dato tutto quel po' di vita che poteva andare, l'hanno già lasciato sulla banchina dell'Irlanda, quindi arrivano in tempo sulla nave, proprio giusto in tempo per morirci e per essere buttati via come dei rifiuti a perdere nel grande mare che accoglie tutti democraticamente. E c'è questo mondo che
per darvi un'idea della scrittura densa di questo autore. E ci sono anche delle figure, ovviamente, delle figure al di là del protagonista, del antagonista, di altre figure di contorno comunque importanti, poi ci sono comunque delle caratterizzazioni all'interno di questo racconto, e fra queste c'è la caratterizzazione di uno strano personaggio che viene chiamato il fantasma. E si dice: a volte i marinai si domandavano se il rituale notturno, questo signore sa delle cose, ma alla fine è stato solo, cocciato in un certo modo. A volte i marinai si domandavano se il rituale notturno del fantasma fosse il religioso ossequio ad un'eccentrica autopunizione di quelle che si mormoravano predilette dai cattolici di Israele. La mortificazione, forse, per qualche colpa innominabile o a riscatto delle anime ardenti in purgatorio. Credevano in strane cose quelli aborigeni irlandesi, in realtà la definizione aborigeni irlandesi, selvaggi sostanzialmente irlandesi, popolino. E un marinaio che la professione portasse in mezzo a loro poteva attendersi di assistere a comportamenti bizzarri. Parlavano con disinvoltura di miracoli, famosa la religiosità di cui parlavo prima, che si trova sempre, per non citare il Giannotto Joyce, però si trova dappertutto, sempre, comunque, qualsiasi autore irlandese noi leggiamo, anche dall'altro giorno, noi troviamo sempre qualche spola di questo fatto. Parlavano con disinvoltura di miracoli, quasi fossero cosa di ogni giorno, apparizioni di santi, statue che sanguinavano. E qui arriviamo a una straordinaria definizione di questo mondo, rispetto al quale ci sono il paradiso e l'inferno, come tutti i mondi. L'inferno non era meno reale della città di Liverpool, da dove sono partiti. Il paradiso poteva venire cartografato come l'isola di Manhattan, cioè dove sarebbero loro. Le loro preghiere assomigliavano a formule magiche o a incantesimi voodoo. Forse il fantasma, cioè il tizio di cui parlavo, era proprio un religioso, forse era uno dei loro santoni. E sempre grazie alla definizione di questo personaggio e dell'atmosfera che si viveva su questa nave mentre se ne andava verso il nuovo mondo, Tedio era il dio regnante sulla terza, dove per terza si intende terza classe, superno agli adetti dell'irrequietudine della contestazione. L'eccentrica condotta del fantasma in breve cominciò a far nascere speculazioni. E qui c'è una considerazione: ogni assembramento che comprenda umani, ogni famiglia, ogni partito, ogni tribù, ogni nazione, si legherà insieme in forza non di quanto condivide, ma da ultimo di quanto teme, che spesso è ben maggiore. Questo concetto che poi lo troviamo nell'altro libro di cui parliamo. Forse il gruppo aborrisce il forestiero per dissimulare le proprie ansie, spaventando da ciò che finirebbe col fare a se stesso quando il legame fosse lacerato. Il fantasma diventò utile nella terza in quanto estraneo, uno scherzo di natura tenuto fra i timorosi normali. La sua presenza, questo diverso, contribuì ad alimentare un'illusione di unità. La sua autentica stranezza, poi, non fece che aumentarne il valore. Un'idea, quindi, generale sulla vita che si trascorre su questa nave, che fra le altre cose ospita due persone. Un proprietario terriero, quindi uno della upper class, che però se ne va via perché è ormai rovinato, no? E, come dire, scappa via perché anche per la sua classe sociale d'appartenenza e di nascita, l'aristocrazia latifondista, è stato scelto un po' come il capo espiatorio di tutto questo disastro che si è
abbattuto e che ha messo in crisi e che ha disintegrato l'intero sistema economico, e che quindi anche per questo deve scapparsene via, perché è in qualche modo individuato come responsabile dall'egoismo, dalla crudeltà dei suoi stessi soldati. Questo è il punto. E l'altro grande personaggio che anima il romanzo è un malvivente che è stato mandato a bordo, che è stato mandato a bordo con il preciso compito di assassinare quel proprietario del mare. Perché? Perché per gli altri, per i poveracci, per i diseredati, eccetera, quello che stavo per dire era il simbolo di una società che li uccideva giorno dopo giorno, privandoli di altro. E quindi, già dalle prime pagine, scopriamo le dicerie, raccontano, eccetera, eccetera. Scusate che uso sempre molto impreciso nella mia schiuma, ecco. Vedendo zoppicare su quel vascello di infelicità, viene a trovarsi al cospetto di qualcuno bizzarro, certo, nella sua condotta, ma non più di tanti altri graditi dalla miseria, non più della gran parte del mondo. C'era in lui qualcosa di decisamente ordinario. Nessuno avrebbe mai immaginato che intendesse uccidere. Quindi noi già alla pagina 20, in senso del prologo, non è ancora iniziato sostanzialmente il romanzo, noi sappiamo già cosa può succedere in questo romanzo. C'è un carnefice, c'è una vittima. La storia ci racconterà cosa succede. Anche perché al carnefice, quando è stato inquadrato, quando è stata affidata questa missione, viene detto quando l'aveva preso sostanzialmente, no? per costringerlo a compiere l'azione, no? Lui aveva implorato, ma quelli erano stati irremovibili. Avremo uomini sul molo a New York, avremo uomini sulla nave. Se quello sozzo d'inglese scende dalla passerella, tu sei già morto e sepolto. Non pensiamo che raccontiamo frottole e avrai la morte da traditore che meriti, bastardo del demonio. Vedrai mentre ti strappano il cuore con un coltello di brucia. No? E lui, cerca di contrastare questo compito che gli viene affidato e che motiva la sua partenza, la sua eccetera, cerca di sopravvivere a tutto, no? Di sopravvivere anche a questo incarico. Pensa alla terra nera, ai campi verdi, il verde della bandiera, la bandiera irlandese tratteggiata, eccetera, il baleno, eh? A un certo punto però passano alle brutte. E quando lo tennero fermo e cominciarono a tagliare, Mulvey, questo è il nome del signore, chiese urlando il permesso di uccidere. Cioè alla fine l'hanno convinto con le mura e quindi parte con le sue naturalmente ciascuno dei soggetti che animano quest'opera hanno delle storie individuali. E sulla nave, dove peraltro va a succedere che c'è anche una storia d'amore, nel senso che queste persone si innamorano della stessa donna. E ci sono delle storie però anche precedenti, ciò che costituisce il background, che vengono raccontate con una grande dovizia particolare, con un linguaggio estremamente elevato, permeante. Si trovano dei virtuosismi, addirittura a un certo punto del romanzo, che io, come dire, l'ho letto molto tempo fa, poi ovvio la rilettura viene fatta per presentarlo in maniera sufficiente, almeno sufficiente. C'è un punto in cui si parla di Charles Dickens, c'è una specie di cameo, no? No, c'è una specie di cronaca di Charles Dickens che come fa andare a
ad informarsi per raccontare le sue storie di diseredati, di quant'altro. Quindi no, è molto interessante e molto piacevole. No? E il nostro autore, non autore O'Connor, ma il nostro autore fittizio, che è questo giornalista americano, che deve scrivere mediante questa crociera, tra virgolette, il libro che non ha mai scritto prima, ci racconta tutto questo, ci racconta anche le storie dei personaggi, lui stesso che poi è reduce da un'inchiesta su una carestia irlandese, che era il motivo per cui lui si trovava lì. Abbiamo fra gli altri materiali che costituiscono il corpo del volume brani tratti dal diario del capitano di bordo, dove quindi si racconta di morte di passeggeri, si racconta di tragedie, si racconta di tutto quanto avviene durante la traversata, fin quando poi abbiamo un epilogo. Io ovviamente sorvolo abbondantemente, anche perché toglierebbe il piacere della lettura toccare anche solo minimamente lo sviluppo reale della storia. La storia si svolge in prima persona, ma poi viene scritta in terza. È questo che ne fa un'arte completamente inutile. Questa sarebbe una citazione di David Meredith da un saggio universitario scritto su un college di Oxford, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo all'epilogo, la storia è finita. Questa è la storia di 3 o 4 persone. Il lettore saprà che ci furono molte altre storie. Da un'inchiesta commissionata dai notabili della città, tra il maggio e il settembre di quel tragico anno, arrivarono nel porto sovraffollato di New York 101.546 immigrati in condizioni di assoluta miseria. Di questi, 40.000, sostanzialmente la metà, 41.000 erano irlandesi. Non si sa con certezza. D'altro canto a tutti è noto che, come dire, gli irlandesi costituiscono la stessa famiglia Kennedy, se non ricordo male, è di origine irlandese. Non si sa con certezza quanti persero la vita in vista di quella che loro stessi solevano chiamare la terra promessa. La terra promessa esiste sempre per chiunque, a qualsiasi latitudine, in qualsiasi epoca. Alcuni dicono addirittura i 2/3. Sono passati gli anni, ma alcune cose non sono cambiate. Continuiamo e questo noi sappiamo che è scritto dal giornalista americano che ha scritto questo libro, ma è un concetto, come si può dire, che possiamo riscrivere noi oggi, 4 gennaio 2014. Sono passati gli anni, ma alcune cose non sono cambiate. Continuiamo a ripeterci a vicenda che siamo fortunati a essere vivi, quando questo non c'entra nulla con la buona sorte, ma con la geografia, la pigmentazione della pelle e i tassi di cambio internazionale. E questa è straordinaria. Messa in bocca a un giornalista che l'avrebbe scritta nel 1850, ma messa in bocca anche a O'Connor che l'ha scritta verso la fine degli anni 90. Perché è così, perché noi, perché le nostre stesse vite, che per colore della pelle, per pigmento della pelle e per geografia, dovrebbero seguire dei percorsi assolutamente rettilinei, piacevoli e decisamente divertenti, eppure ci sono questi tassi di cambio internazionale che in qualche modo riescono a compromettercela. Forse questo nuovo secolo vedrà un ordine nuovo, stiamo parlando alla fine dell'Ottocento. In effetti, in quel periodo c'erano. Nascevano idee e uomini che le propagavano, che parlavano della possibilità di costruire un mondo nuovo. E forse, allora, forse questo nuovo secolo vedrà un ordine nuovo, o forse continueremo ad accettare la carestia dei meno fortunati e continueremo a chiamarla un accidente e non una conseguenza logica, che è sostanzialmente quello che noi facciamo tuttora ogni giorno. Quando finalmente fu consentito ai superstiti della stella del mare di entrare a Manhattan, ogni ospedale di ricovero ospizio dell'isola era strabocchevole. In città l'ostilità agli immigrati era evidente, si faceva sempre più diffusa e violenta, arrivano le cavallette, quindi. Migliaia di nuovi arrivati furono semplicemente pagati dal municipio per uscire dalla città e muovere verso ovest.
Fra di essi, senza dubbio, c'erano alcuni dei 20.000 loro connazionali. Quindi abbiamo parlato di 40.000 di prima, che avrebbero preso le armi per la causa confederata, cioè per il diritto legale dell'uomo bianco innamorato della libertà a considerare il nero come un oggetto. Perché questo è il paradosso poi della storia, perché alla fine questo, come dire, quella che noi chiamiamo libertà e che decliniamo secondo parametri del tutto arbitrari, non sempre ci accorgiamo di quanto confligga col concetto vero, radicale e perciò universale di libertà. Quindi questi poveracci disgraziati che cercavano il paradiso, che sono morti mentre lo cercavano, alcuni l'hanno trovato, probabilmente sono arrabbattati, e poi ci avrebbero andati a combattere per quell'idea di libertà ben strana e ben singolare che prevede che il nero in fondo non sia altro. Il libro si chiude, secondo me, in un modo commovente, secondo me. Molti sulla stella avevano i loro segreti, le loro vergogne. Pochi sono riusciti a tenerli nascosti così a lungo. Lo sguardo dell'assassino allude a tante cose, ma soprattutto a una che lui a volte dimentica. Ogni immagine affidata alla carta racchiude il fantasma del suo autore. Fuori dalla cornice, oltre il margine, sovente lì è lo spazio dove si pone la materia, una presenza mobile e sfuggente, d'accordo, ma palpabile, al di là dei suoi mascheramenti. Non dimentichiamo che tutta la storia parla di un mascheramento, del mascheramento dell'assassino. Lui è lì, l'assassino, nei quadri che dipinge, ma essi contengono anche le storie non narrate. E la chiusura di questo meraviglioso libro: come ogni uomo che abbia provato odio contiene il sangue dei suoi innumerevoli padri. La storia. Ogni donna, ogni uomo, indietro, indietro, fino a Caino. Questa è la chiusura di un romanzo che con modestia, ma anche con una certa sicurezza del quale suggerisco la lettura. L'altro libro di cui voglio dire tre cose, poche cose, in qualche modo si ricollega anche a questo. È un libro del tutto diverso e sono andato a riscovarlo in occasione della morte di Nelson Mandela, quando la retorica, sì, si è scatenata nella maniera più straordinaria, appunto tale, come sapete, ci sono stati anche degli incidenti di percorso, per cui c'è gente che per ricordare Nelson Mandela ha pubblicato la fotografia di come si chiama l'operatore? Morgan Freeman, che interpretò Nelson Mandela in un film su Nelson Mandela, e voglio dire, non anonimi protagonisti di social network, ma giornalisti patentati, non ebbero vergogna di pubblicare sui loro giornali la fotografia di Morgan Freeman con sottoscritto Nelson Mandela, perché questo è successo. Perché anche di fronte a eventi di natura drammatica e storicamente pregnanti, come la morte di un grande eroe, il più grande eroe della lotta di liberazione dei neri in Africa, possono dare adito a comportamenti intelligenti e coerenti e corretti, e a comportamenti stupidi vincolati alle logiche della retorica, del mercato, dobbiamo parlare. E mi è sembrato che, come dire, ricordare la figura di colui che ha sostanzialmente abbattuto l'apartheid in Africa, dimostrando poi di avere coraggio, la forza e la dignità
di fermare, di come si può dire, frenare quelle che potevano essere le giuste rappresaglie vendette, no? E creare una società in un qualche modo democratica e civile. Il modo più interessante per ricordare questo mondo, questa persona, è stato quello di rileggere un libro che alla mia età, lo dico alla mia età, cioè vecchiotto, di Nadine Gordimer, che è nota ai più. Perché? Perché è l'unica altra grande scrittrice insieme alla Lessing, che è premio Nobel nei primi anni 90, e più precisamente Un mondo di stranieri, dove racconta proprio l'apartheid. Allora, questa, a differenza di questo, non è un libro facile, nel senso che non è un libro divertente, non è un libro che ti tira dentro e che lo leggi e che ti perdi via mentre lo leggi, eccetera. Perché? Innanzitutto per la tematica, che la tematica è questa, quindi non ci sono storie, diciamo, che a livello strutturale animino un interesse e una tensione. Quindi non è un libro quelli che ti metti lì e leggi così, passi il tempo, ti diverti un mondo, cerchi di finirlo alla svelta, ti piace di finirlo, eccetera, eccetera. È un libro al quale bisogna accostarsi così, nel modo che si utilizza di solito ad accostarsi ai libri che già da prima sappiamo ci racconteranno molto. Cos'è che ci racconta questo volume? Questo volume ci racconta dell'arrivo, intorno alla metà degli anni 50, in Sudafrica, dove vige l'apartheid, dove probabilmente in quel periodo adesso Mandela probabilmente faceva proprio parte di quei 30 anni che si è andato nelle carriere, dove arriva questo giovane, diciamo, se non propriamente un intellettuale, comunque uno del mondo dell'intellettualità, perché è il nipote di un editore londinese che lo spedisce lì per l'appunto col compito di curare gli interessi della casa editrice, perché c'è una fortissima colonia inglese, bianchi, del canto. E quindi questo signore, che è giovane, quindi ha una gran voglia di vivere e divertirsi, ma è anche legato comunque al mondo, connotato secondo precisi criteri culturali, quindi ha voglia anche di capire, di vedere, di non farsi infinocchiare da pregiudizi, di vivere la situazione. Arriva e vede subito questo mondo che racconta, perché la cosa curiosa di questo libro è che sembra che non venga presa una posizione, l'autore alla fine non prende poi una posizione, è evidente che in un caso come questo la posizione, diciamo, non la prende in una maniera esplicita, non la prende in una maniera vistosa, non la prende in una maniera che in qualche modo, come dire, potrebbe inscenare un racconta in un modo profondo, ma non di parte, complessivamente, questo mondo. Il mondo di questo ragazzo, che a un certo punto dichiara, all'interno del libro, voglio vedere la gente che mi interessa e mi diverte. Nera, bianca e di qualsiasi colore. Voglio preoccuparmi io delle mie relazioni personali con gli uomini e le donne che incontro. E mandare al diavolo le astrazioni della razza e della politica. Ma è evidente che si trova subito, diciamo, non esattamente, si trova sostanzialmente in rotta di collisione. Si trova sostanzialmente in rotta di collisione con quella che è la società dei bianchi, che si è strutturata a Johannesburg, dove lui si trova, dove va a trovarsi lui. E ci sono quindi alcune considerazioni che ci aprono anche qui, evidenziano quello che dicevo prima, cioè il fatto che ci si accosti in una maniera, per scelta stilistica, obiettiva. Mi domando perché la vita dei poveri è considerata più reale di qualsiasi altra. Nei libri e nei film la tranche de vie è tradizionalmente tagliata dal basso, e quasi tutti noi che abbiamo la pancia piena e problemi che stanno di sopra del livello del sostentamento, esiste l'idea inquietante, reverenziale perfino, che la vita forse è altrove. È il popolo che la possiede.
Naturalmente egli deve arrabattarsi sotto il suo peso violento e nessuno vorrebbe essere al suo posto, eppure è lui che ha la vita. E in effetti, quando lui arriva qui, come si può dire? Ci sono tutti questi bei bianchi ai quali, ai ricevimenti dei quali è invitato, instaura pure una relazione con un esponente di questo mondo, pur non tralasciando di instaurare una relazione con un'avvocatessa che si batte per i diritti civili e che servirebbe in qualche modo a aprire gli occhi e ad affilarle lo sguardo su tutto quello che lo circonda. Però considerazioni, come dire, profondamente veritiere, ma non in maniera così rivoluzionaria, esplicita, politicamente presa di campo, che stabiliscano delle cesure, considerazioni ordinate. Pensavo intensamente a questo tutte le volte che mi trovavo nelle borgate con Steven. Chi è Steven? Steven è un suo amico nero, col quale lui clandestinamente, se ne va a consovigliare in pettole locali per neri, bar improvvisati nei quartieri più degradati della città, lui si diverte, lui scopre anche musica, c'è gente che vive, c'è gente che si trova bene, si diverte, lui non è assolutamente disposto a privarsi di questa loro compagnia, anche se evidentemente lo fa in un modo piuttosto clandestino rispetto alla gente che vive, perché ha la percezione che ne verrebbe immediatamente espulso se la cosa si sapesse nelle dimensioni in cui lo ha posto. A un certo punto del romanzo succede che lui, che naturalmente quando è arrivato in città ha dovuto trovarsi una sistemazione logistica, quindi prendersi un appartamento, lui si prende un appartamento rivenito, apprezzato, eccetera eccetera, una sera ci fa una festicciola con i suoi amici neri e arriva la donna di casa e dice che non fa mica bene, che quell'appartamento di lui lo deve lasciare libero quanto prima, perché non esiste proprio, che è la sua casa, i miei non possono entrare ospiti di una festa da donna bianca. Pensavo intensamente a tutte queste volte che mi trovavo nelle borgate con Steven e qualche volta passavo la notte nelle due stanze di Sam dormendo nel soggiorno. Pur pensandoci molto non giungevo mai a una conclusione precisa. Che cosa intendiamo per vita reale? Quella che è più connessa alla fondamentale trinità cui sono soggette tutte le creature? Sopravvivenza, cibo, riproduzione? O siamo tutti vittime di romantiche sofisticherie derivate da un senso di colpa originale, perché nella vita la realtà non è un assoluto, ma si compone di una serie di condizioni diverse. Quindi un'apertura, una... Parla poi della situazione in cui si trova a Johannesburg, io venivo invitato nelle case perché si sapeva che mi ero fatto degli amici, parlo delle case dei neri dove andava, no? Sia fra i bianchi che fra i neri dopo il mio arrivo. Era solo naturale che questa situazione nascesse qualche fenomeno particolare e ciò stava appunto accadendo quell'estate in cui mi trovavo a Johannesburg. Da una parte c'era la grande massa di bianchi per i quali il confine del colore era il prodotto di una legislazione creata dagli uomini, perché quindi, perché in effetti determinate cose, no, non sono neanche più intraviste come dei regolamenti degenerati, ma quasi cose inserite nell'ordine naturale. Quindi da una parte c'era una massa di bianchi per i quali il confine del colore non era il prodotto di una legislazione creata dagli uomini, ma una barriera reale ed eterna. Dall'altra c'erano le persone che per propria coscienza sociale, o come nel mio caso, per insofferenza verso le distinzioni restrittive, si mescolavano la gente di colore. E quindi niente, allora qui si va avanti in questo modo, raccontando di questa situazione che lui però non vivrà in maniera definitiva. Perché il suo approdo lì non era approdo definitivo, perché va lì per sempre, no? E quindi lui nel periodo in cui rimane lì riesce a scindersi, riesce a vivere una doppia vita sostanzialmente, riesce a cogliere tutti i limiti di una,
di una situazione e tutto l'anticonformismo di un altro ambiente. Succederà poi peraltro che il suo amico viene ammazzato dalla polizia nel corso di un inseguimento. E non prende una posizione. E non prende una posizione perché è l'autore stesso che non la prende la posizione. La posizione non prende, racconta, basta. Questo è il compito del narratore. Se ne andrà, a un certo punto partirà. A un punto se ne andrà via e mentre saluterà uno dei suoi amici neri, questo gli dirà: ma torni, cosa farai? Chi lo sa? E Nero gli dice: in effetti, adesso non so se riesco a trovare il punto, e Nero gli dice: ma in effetti non si sa mai con gli altri cosa può succedere. Cioè due punti che comunque rimangono lì, hanno divisi, separati. In questo momento, in questa fase, ancora privi di comunicazione. Ecco, basta. Io però tengo due di voi, ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima volta.